Austria, una terra che ci ha regalato tanto, lo strudel di mele, Mozart, Niki Lauda e uno dei circuiti ad alta velocità tra i migliori al mondo. Siamo qui nel bel mezzo della stagione e la lotta per il titolo si sta facendo interessante, ma se c'è una gara imprevedibile è proprio questa. Il Red Bull Ring, 700 metri sopra il livello del mare. Questo arduo circuito avrà solo 9 curve, ma sono veloci e irregolari, in grado di mettere alla prova qualsiasi pilota. Ci sono due zone DRS e occhio ai sorpassi all'ingresso in curva 2. Il fatto che sia in salita tende ad aiutare chi cerca di frenare per ultimo, all'interno. Luca Filippi è qui con me a commentare la gara su un circuito piuttosto insolito. Già, non è certo una pista banale. Il circuito austriaco è molto più difficile da padroneggiare di quanto non sembri a prima vista. A questo bisogna aggiungere la scarsa aderenza che punisce severamente anche il minimo errore. Infatti è molto facile ritrovarsi sulla via di fuga e perdere secondi preziosi. Per fortuna, essendo un circuito molto breve, ci sono tantissime occasioni per migliorarsi. Oggi ci serve un buon risultato per consolidare il tuo ruolo da prima guida. Se continui ad andare male, potrebbero sostituirti. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. In pole position abbiamo la Renault e accanto a lui c'è Nico Rosberg. E ora vediamo il resto della griglia. Vettel, Raikkonen, Lewis Hamilton e Ricciardo, Verstappen, Bottas, Massa e Romain Grosjean, Kvyat, Button, Carlos Sainz e Alonso, Perez, Palmer, Nico Hülkenberg ed Esteban Gutiérrez, Verlaine ed Ericsson, Rio Arianto e Felipe Nasr parte dall'ultima fila. I preparativi sono quasi completati, scendiamo in pista. Salve ragazzi a tutti gli amici di Michele Riccardo di Grimover. Abbiamo fatto le qualifiche, siamo andati in pole. Devo dire la verità, sono stati molto competitivi sia nelle prove libere che quelle in qualifica. Ora non abbiamo l'aiuto del DRS, quindi dobbiamo provare a fare il meglio. Siamo partiti non benissimo, ma comunque abbiamo mantenuto la posizione. Se avete notato, siamo partiti leggermente in ritardo rispetto agli altri. Quando cambio la scuderia aumenterà anche il livello di difficoltà, che attualmente è difficile. Adesso sapete se parlo poco, ma sono concentrato alla guida. Un minimo errore mi può costare la gara intera. 1:15:07, non male. Ma siamo partiti da fermo. Devo allungare un po' il filare della macchina dietro perché sta proprio scoprire il tempo. Aggiornamento completo gare. Io volevo sapere il divario. Quindi 12:04 non male come giro. Quindi. Dobbiamo preservare le gomme
perché voglio fare uno stint molto più lungo rispetto alla strategia di gara. Come permettendo ovviamente. Scaricando il video qua. Il nostro rivale è Goldberg. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano? Non c'è il piano A. Vabbè raga, i tempi sono quelli. Abbiamo costanza. Errore. Distacco dall'auto dietro 5,2 secondi. Ottimo. In questo tracciato non ci sono cose particolarmente difficili. La finestra del pit stop è aperta. 1.13. Stanno cominciando a partire problemi di gomma. Condizioni veicolo. Cosa la forma? Per niente. Vediamo il tempo che facciamo, magari ci rendiamo conto se entrare in box o meno. 1.13.1. Malissimo. Entriamo in questo giro. Alla fine è andato un giro. Box in questo giro. Il momento buono per il pit stop, rientra in box alla
bene, con le super soft non sono andato male nel proprio libero. Anche che qualifica ho usato le ultra soft. Button è davanti a noi. Possiamo fare qui in staccata, abbiamo le ruote fredde. Ottimo. Raga, scusate, mi sta pausa perché mia figlia mi stava rompendo i coglioni. Dai, con N, però ancora non è entrata in box. Raga, questa è dominata, questa gara. Siamo i leader incontrastati. Aggiornamento completo gara. Stai guidando bene, sei in prima posizione. Hai dietro Kayat. Il distacco è di 9 secondi. Monta come super morbide mona. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con questa gara. Mancano 9 giri. 4 secondo, com'è possibile? Lavori super soft di nuovo significa che è già entrato nel box. Rosberg che fine ha fatto? Cazzo, mi sono distratto un attimo, porca troia. Ma stiamo scherzando? Ah, ecco. Non è che chiacchi è partito per le super sotto. Mezzo, non male.
Ragazzi, le Ultrasoft fanno un giro migliore rispetto alle Supersoft. Il fatto che il divario è stato solo di 3 decime perché quando avevo le Ultrasoft era carica di benzina la macchina, quindi molto più pesante, meno velocità ovviamente. Il peso è uguale alla meno velocità. Ora, consumando un po' di carburante, la macchina diventa un po' leggera, infatti anche più scivolosa rispetto a prima. Meglio Hamilton che Rosberg, direi di me. Rosberg è il mio rivale, quindi è meglio tenerlo lontano. Il progetto alla fine. Tante cose. Condizioni veicolo. Abbiamo messo a far zombo come la parola. Anche perché ragazzi è una guida molto aggressiva. Quindi per salvare le gomme non è facile. Se posso farlo un campo d'uomo. Penso con un margine di 24-25 secondi ce la possiamo fare con tutto questo.
sembra che mandare due giri. È inutile anche pensarci. A questo punto meglio rimanere come stiamo. Ecco. Erroraccio ragazzi, erroraccio. Un errore del genere a Monte Carlo o a Baku sarebbe stato fatale. Infatti, sono 14. Abbiamo la miscela standard, inutile proprio mettere quella classe. È meglio preservare il motore. Raga, qualche giro in più avevamo dei doppiaggi. Cazzo. Condizioni gomme. Che cazzo. Non ho capito un cazzo, raga. Una grande vittoria. Grazie, grazie. Bella vittoria per il team Renault oggi. Luca, cosa credi che abbia fatto la differenza? Beh, probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante in questa gara. Come sempre, la velocità in sé non è tutto. Bisogna mantenerla costante per un intero stint, se non per tutta la gara. Quindi riuscire a tenere un buon tempo sul giro senza sforzare troppo le gomme. E la vettura si rivela spesso un fattore decisivo per la vittoria. Ecco i vincitori di oggi. Che grande gara! Questa è una squadra che sa bene cos'è il successo in Formula 1 e non vede l'ora di conquistarne altri. Congratulazioni alla Renault per la loro grande vittoria di oggi. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Alla fine di questo weekend di gara, a dominare la classifica c'è un nuovo pilota. Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Beh, Jolyon Palmer se l'è cavata benissimo a reggere la competizione. Quindi voto per lui. E ora passiamo ai costruttori. È stata una gara difficile per il leader della classifica e gli inseguitori riducono il loro distacco. È stato un ottimo gran premio anche per la Haas. Il team americano ottiene un piazzamento migliore in classifica. È tutto per il gran premio di oggi. Un saluto da parte mia e di Luca Filippi e arrivederci alla prossima gara. Ragazzi, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi al mio canale.
al prossimo video.